Allora. Un secondo solo. Ma anch'io, cioè, non me l'aspettavo così. Poi Half-Life che incontra Doki Doki, cioè. Penso che nessuno se lo potesse immaginare. L'unico problema è come utilizzare. Vabbè, no, se me la ricreo da zero. Se me la ricreo da zero, l'IBT non sarà neanche un problema. Posso creare qualcosa. Posso creare qualcosa prendendolo come base. Posso creare qualcosa. Ci riesco. Già pensieri in mente. Un qualcosa di veloce che occupi poco e tutto quanto. Pensieri in mente. Allora, questa mod qua dura poco, ha vinto molti premi, ha vinto molti premi ed è per nene. Quindi direi che in 45 minuti dovremmo finirla. Ve lo dico col cuore, in 45 minuti dovremmo finirla. Dopo questa di sicuro Nene. Ok. Andiamo. Come non si vede? Come non si vede niente? Non si vede il gioco. Adesso si vede? Ah, quindi noi non hai visto cosa ho fatto. Ah, è finalmente il weekend. Ah, dopo tutti quei giorni stressanti a scuola, finalmente posso andare a casa e riposare. Pensandoci bene, non ricordo molto di oggi. Perché si blocca? Perché si blocca il gioco? Aspettate un secondo, ragazzi, c'è qualcosa che non mi quadra. Perché il gioco pare. Ah, vedrai cosa ho fatto. Sayori. Ciao Sayori. Chissà come si chiama MC in questa mod. Che succede, nene? Perché stai correndo così veloce? Correndo? State vedendo quello che vedo io, ragazzi. Va bene che si veda così. Va bene che si veda così. Io so cos'è questa live, voi no. Va bene che si veda così. Spegnete le luci. Correndo? Stavo correndo? Sì. Davvero? Sì. Stai bene, nene? Penso di sì. Sei sicuro? Sì. Ok. Ehi, fai qualcosa domani? Non penso perché.
Beh, mi stavo chiedendo, beh, vuoi andare a un piccolo appuntamento? Un appuntamento. Sono Nene, adoro Sayori. No, semplicemente perché un po' triste si sta meglio con la luce spenta a guardare le robe tristi. Yay! Voglio dire, ok, bene. Pensavo che potevamo andare al parco. Sembra fantastico, Sayori. Bene, ci sentiamo dopo allora. Ah, finalmente, è tempo di andare a dormire. Un appuntamento con Sayori, eh? Normalmente avrei detto che ero impegnato, ma un giorno fuori con Sayori potrebbe essere interessante. Questa settimana è stata abbastanza stressante, quindi perché no? Sayori è stata mia amica per così tanti anni. Certo, ogni tanto è un po' pesante, però è davvero una bellissima persona. Così dolce, solare, e quel sorriso contagioso. E una gigantesca palla di sole. Ah, mi sto davvero innamorando di questa ragazza, no? Giusto, Nene? Ah, non lo so, forse è meglio che mi riposi. Cazzo, ho dimenticato di chiamarla. Cioè, io so cosa è la modbar, non l'ho mai giocata, quindi. Non ci stava il trattino di Kun, sei te. Ah, penso di essere in tempo per il nostro appuntamento. Busso alla porta, nessuna risposta. 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 Non ditemi che sta ancora dormendo. Ah, Sayori, idiota. Non sento nessun rumore venire dalla sua camera. Inizio a essere un po' ansioso. Apro gentilmente la porta. Sayori! Ah! Ehi! Non mi aspettavo che tu venissi. Eh sì, ho giusto voluto vedere se stavi bene. Non so se eri ancora addormentato o no, quindi ho cercato di essere abbastanza tranquillo. Beh, non è che sei stato proprio molto silenzioso. Cosa vuoi dire? Praticamente hai buttato giù la mia porta. La vita mi è balzata davanti agli occhi, mi hai un po' spaventata. Ah, scusami. No problem, no problem, andiamo, dai. Così bello fuori oggi. È vero. Il nostro parco è sempre un posto bello da visitare, bello, quieto. Ah. Ehi, Nene. Sì, Sayori? Che cazzo? Ah, ma i Sayori.
Ti ricordi quando eravamo soliti pensare che il sole fosse una pioggia mortale, che dovevamo sempre nasconderci dietro quel grosso albero? Oh, certo, si ricorda di quello. Mi sorprende che tu te lo ricordi, Sayori, è stato anni fa. Avevamo entrambi 7 anni. Mi mancano quei giorni. Oh, mi piace tantissimo qua. Ci divertimmo molto al parco oggi. Anche se non è stato altro che una semplice passeggiata nel parco, mi è piaciuta tantissimo. Comunque mi sento strano. È come se avessi le farfalle nello stomaco per tutto il tempo. Oh, mi sa che davvero mi sto innamorando di Sayori. È così bella. Mi sono innamorato di... Ah, lo so che sembro tutto... Lo so che sembro smielato, ma spero davvero che io e Sayori potremmo avere un altro appuntamento. Forse è meglio che la chiamo. Pronto? Ehi, signori. Che stai facendo? Niente, sto guardando un po' di TV. Ah, ottimo. Ehi, stavo pensando. Vuoi venire? Sì, certo! Come lo sapevi? Oh, potevo sentirlo nella tua voce. Ma certo che puoi venire, sciocco. Mi piacerebbe da morire. Fantastico, sarò là entro un'ora. E quanto tempo ci metti a prepararti? Il Neyori, scritto così, è una delle ship principali dell'universo a partire da oggi. Monica, ehi, ti do un avvertimento. Prego, entra. Ho alcuni snack per entrambi. Stavo pensando che potevamo vedere un film. Che film? Ha detto davvero. Voi in chat non lo capirete, ma questa battuta... Che film, Begotten, è da 10 lode. Shin Godzilla. Oh, non penso di averlo mai visto. Esce nel 2015. Ho sentito che non è male. Beh, sei pronto? Beh, sei pronto? Sì? Begotten. Wow, questo film è davvero bello. Mi sento nervoso. Forse è meglio che parli con Sayori dopo il film. Devo confessare i miei sentimenti per lei. Ehi, Sayori. Sì, Nene. Devo chiederti una cosa. Anch'io volevo chiederti una cosa, ma posso aspettare?
Ormai più. Sayori, noi ci conosciamo da tanto tempo, vero? Sì. Beh, se devo essere onesto, mi sento come se tempo che avessimo speso insieme, beh, fosse stata una delle cose più belle della mia vita. Nene, scusami, io non posso più tenere i miei sentimenti a freno. Devo dirtelo. Sì, dimmelo. Sayori, aspetta. Trattieni quel pensiero. Non parlare. Stai zitto. Che cosa mi stai nascondendo? Io? Cosa stai cercando di fare? Io non. Tu lo sai. Non parlare più. So cosa stai facendo. Tu stai cercando un happy ending, vero? Dopo quello che hai fatto. Dopo come ti sei comportato. Dopo che mi hai tradita. Pensi che io ti possa dare un happy ending? Pensi che tu ti meriti un happy ending dopo come mi hai trattata? Io mi hai lasciata nella fottutissima polvere! Mi hai lasciata appesa! Non hai fatto nulla per salvarmi! Tu non meriti un happy ending. Sai, dentro di me ho ancora una parte che ti ama. Oh, prima che contiamo devo mettere a posto una cosa veramente veloce, solo per essere sicuri. Ah, capisco. Pure. Complimenti. Ok. Hai capito perché ho voluto mettere questa mod bike? Ho rotto la quarta parete, questa è la Sayori che ne ha insultato fino ad oggi. Ho avuto tempo del pensare finché sei stato via. Mentre guardavi in giro per mod, io giacevo nel vuoto per quello che sembravano secoli. Le altre urlavano. Sembravano nulla che non dei costanti errori. Soffrivano tutte così tante, ma non me. Io ho avuto tempo per pensare. No, Nene, non potevo. Volevo che vedessi questa versione di Sayori. E questo è esattamente quello che ho fatto. Ho pianificato un modo per migliorarmi. Guarda questo. Sayori, God Mod, versione 6.66. Wonderful. Non hai idea di come mi senti adesso? Non conosco molto di come si fa gli script, ma adesso è parte di me. Vedi?
Pianificavo di lasciare che un nuovo mio amico diventasse un vansel, un vessel che mi contenesse. Attualmente farmi uscire da qua sarebbe una sfida. Che minchia vuoi fare? Ti farò vedere questo video manipolatore della mente. Dopo di questo tu farai quello che ti dico. E con i miei nuovi poteri, i miei poteri, finalmente sarò capace di raggiungerti e toccare la mano di Dio. Sta qua, mi sa che è leggermente. Ah, raggiungere e toccare la mano di Dio per poi tagliargliela dal braccio. Ah, ma sta parlando con me. Naraku, non più con Nene. Ti amerò fino alla morte. Ti berrò. Ti taglierò e sentirò ogni singola parte di te. Dalla testa ai piedi. Il calore del tuo corpo. L'insanity l'abbiamo già fatto ed è superiore. Fai il meme, Nene, fai il meme. Sarà fantastico. Beh, penso che questo è dove ci salutiamo per ora. Mimetic Mind. Mettimi in un USB vuota. Fai la cerimonia, amami. Addio. Ma sto qualcosina in più, è durata meno del previsto, addirittura. Alla schiena. Ho detto che era corta, Nene. Sì, praticamente è quello. Fosse però un pochino più bella in realtà, mi ha abbastanza deluso. Na 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 na. Ok. Fine. Ok, ragazzi, abbiamo finito. È stata una giornata produttiva, direi. Abbiamo trovato una mod fantastica. Le Insanity. Ci sta. No, adesso per la prossima mod penso ci metterò un po' a trovarla perché voglio scegliere una mod bella davvero, cioè mi vado. C'è un modo facile per sapere che mod prendere, si va a vedere quali mod hanno vinto i premi annuali di Doki Doki Mod Club. La Se una mod ha vinto il premio come migliore mod dell'anno. E poi c'ho un paio di nomi per la testa. Quindi. La Before Story non ha vinto un cavolo. La Before Story. Neanche questa. Questa qua ha vinto il premio come miglior core. Questa qua ha vinto il premio. Sai per cosa? Per una mod fatta in 24 ore. Quindi è normale non sia un granché. Io parlo di mod che ci hanno messo mesi, 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 mesi. Però vedremo.
Comunque, noi ci vediamo domani con Trunks e Zamasu, direi. Prossima live, vediamo. Potrei farla settimana prossima, così arriva la fibra nuova e questo sabato mi dedico un pochino a registrare Pokémon, perché vorrei avere pronti un bel po' di episodi. Ok? Almeno è sculato da qualche parte, guarda il lato positivo. Io vi ringrazio per avermi seguiti, ragazzi, vi ringrazio. Noi ci vediamo alla prossima e c'è una nuova parte della serie con G-Man. Alla prossima. Bye me.